È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che si riferisca ad un temporaneo stato di disoccupazione dello straniero richiedente nel momento in cui venga presentata la domanda e che magari successivamente venga superato, senza valutare né la sua situazione familiare dopo il ricongiungimento con la moglie, né la sua presenza in Italia da 20 anni, né la presenza del suo stesso nucleo familiare, né il suo inserimento nella vita sociale italiana. Tutto ciò rischia di violare il suo diritto a veder rispettata la propria vita familiare. Tali elementi devono essere valutati in base a quanto previsto dall'articolo 5,5 del decreto legislativo numero 286 del 98, in base al quale il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati e se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Sono elementi, fra l'altro, facilmente riconoscibili dall'amministrazione, anche se non vi fosse una specifica segnalazione da parte dell'interessato, ma che nel caso di cui alla sentenza qui citata non sembra siano né conosciuti.